Ciao a tutti, oggi volevo parlarvi un po' di schiaritura dei capelli. Io ho i capelli castano scuro, se volete vedere le foto dei miei capelli potete trovarle sulla mia pagina Facebook, magari vi metto il link nell'info box così ci potete andare direttamente. I miei capelli sono castano scuro, io volevo un po' schiarirli in vista dell'estate. E quindi ho provato inizialmente a partire diciamo dall'inizio di giugno vari metodi di schiaritura naturale fatti con i vari impacchi. Ne ho provati numerosi, ho provato lo schiarente inglese, ho provato la curcuma, ho provato l'enne neutro ossidato, ne ho provati tantissimi, tra cui anche un enne castano chiaro. E, a parte che piccolo appunto sullo schiarente inglese, secondo me non funziona e secondo me è proprio sbagliato il principio di credere appunto che l'acqua con la camomilla, cioè tutta quella storia, non, sinceramente non ci credo, già non ci credevo da prima, poi dopo averlo provato sono ancora più convinta del fatto che non schiarisce. E, ho fatto la ricetta un paio di volte e tutte le volte appunto non ci sono stati assolutamente risultati. E, ho provato ad utilizzare anche un po' di acqua calda con dentro sciolto il burro di karité, perché dice appunto che il burro di karité fa schiarire i capelli, ma anche quello non ha funzionato. E ho provato la camomilla e ho provato appunto, come vi ho detto, l'enne neutro ossidato. Insomma, ne ho provate tantissime. L'unica cosa che leggermente mi ha dato dei riflessi un po' più chiari è stato un impacco fatto di solo curcuma. E quindi quello è stato l'unico che ha dato un po' più di riflessi chiari, ma dopo il primo shampoo se n'è già andato via e quindi comunque non ha dato un effetto permanente, solo qualche riflesso. Credo più che altro che questi metodi naturali vanno bene su chi ha i capelli castano chiaro o già comunque biondi e voglia quindi dare magari qualche riflesso in più. E chi ha i capelli scuri come i miei, non so fino a che punto si riesca, insomma, a schiarire i capelli con questi metodi naturali. E voglio fare anche un piccolo appunto e dirvi che comunque se decidete di schiarire i vostri capelli, in ogni caso i capelli ne risentiranno in termini di secchezza, perché andando a togliere dei pigmenti che il capello ha, comunque ovviamente fate un leggero danno al capello e quindi in ogni caso sarà un po' più secco del solito. E questo ve lo assicuro perché sia con i metodi naturali, sia di questi due prodotti che avete qui davanti e che adesso ve ne parlo, comunque mi hanno dato un po' di secchezza, ma è assolutamente trascurabile se fate spesso appunto degli impacchi nei capelli a base di yogurt o comunque comprate magari una maschera bella nutriente appunto per i capelli e la usate almeno una due volte alla settimana. Almeno io ho fatto così e devo dire che sì, i capelli sono un po' più secchi rispetto a come li avevo prima, perché prima erano assolutamente perfetti, adesso sono un po' secchi, ma una leggera secchezza, insomma, che se ne va via nel giro di qualche settimana quando appunto non usate più prodotti schiarenti, sia che siano naturali, sia che siano la soluzione Schultz o il Sunkist, di cui appunto adesso vi parlo. E comunque, dopo aver provato quindi questi vari metodi di schiaritura naturale e avendo notato che niente ha funzionato su di me personalmente, poi ovviamente magari ci saranno delle persone che vi dicono su di me ha funzionato lo schiarente inglese, su di me ha funzionato l'enne ossidato, io non lo so, so che su di me, sui miei capelli, non ha funzionato niente, un pochettino, solo un impacco fatto di sola curcuma, curcuma e acqua. E un po' di limone, se non mi sbaglio, e lasciato sui capelli almeno 3 ore. Poi l'ho risciacquato e i capelli avevano questi leggeri riflessi un po' più chiari, ma se n'è andato comunque via nel giro di uno shampoo. Quindi successivamente ho deciso di acquistare la soluzione Schultz. Inizialmente avevo sentito di ragazze quando ho postato la foto su Facebook e su Instagram che mi avevano scritto: non la usare assolutamente perché ti rovini i capelli, io mi sono bruciata tutti i capelli, li ho dovuti tagliare, i capelli mi cadevano, avevo le doppie punte. Insomma, l'ho usata la prima volta che avevo una paura atroce perché appunto queste ragazze. Io ringrazio sempre perché mi lasciate commenti, non voglio assolutamente criticare perché ognuno poi ha la sua personale esperienza, i capelli sono una cosa troppo soggettiva, però insomma mi avevano intimorito molto.
Invece devo dire che io la soluzione Schultz l'ho utilizzata e non mi ha portato nessun problema di capelli bruciati o doppie punte. Semplicemente, appunto, vi ripeto un po' di secchezza, ma questo è assolutamente normale. La soluzione Schultz è una soluzione assolutamente naturale. L'unica cosa, appunto, che contiene, che serve a far schiarire i vostri capelli, non è tanto la camomilla, perché secondo me ci pigliano per il culo a dire che dentro c'è la camomilla, perché cioè, non puoi mettere la camomilla all'interno di un prodotto e sperare che poi questa funzioni nel giro di molto tempo, perché per quanto tu possa metterci dentro il conservante, comunque la camomilla si andrà sempre ad ossidare. Ti appunto i decotti all'interno appunto ad esempio delle creme o comunque delle preparazioni non vengono mai utilizzati e questo perché vanno ad ossidarsi, quindi perdono totalmente le loro proprietà. Si usano nel giro di uno, massimo 2 giorni, dopodiché non vanno più bene, vanno rifatti. Quindi io comunque non ci credo che dentro, cioè ci può essere tutta la camomilla che vogliono, ma secondo me non schiarisce così tanti capelli. Quello che in questo prodotto vi fa schiarire i capelli è l'acqua ossigenata. Vi faccio vedere un attimo l'INCI. Ok, questo è l'INCI, come vedete non c'è niente di che in questo prodotto. Ora io non ho l'analisi dell'INCI che vi faccio vedere di solito, ma vi posterò una foto. O al massimo vi metterò il link per andare a vedere appunto tutte le varie analisi dell'INCI fatta col biodizionario direttamente appunto da quel link. Comunque l'unica cosa appunto che vi fa schiarire i capelli in questo prodotto è l'hydrogen peroxide, che sarebbe appunto l'acqua ossigenata. È contenuta in una percentuale, si dice del 3%, ma non è dato saperlo. E se comunque la percentuale fosse del 3%, immaginatevi che la camomilla sta subito dopo l'acqua ossigenata e quindi ce n'è in una percentuale tipo del 2%, 2,5%, comunque una percentuale minore del 3%. Io non credo comunque che questo prodotto contenga una percentuale maggiore del 3% perché schiarisce sicuramente, questo sì, però insomma non è che ve lo mettete e diventate bionde, quindi veramente comunque modesto il risultato che si vede più che altro nel tempo. E io la soluzione Schultz l'ho trovata all'interno di questa confezione, vedete ormai non ce n'è più, ma so che ormai questa confezione non la vendono più perché vendono direttamente quella con lo spruzzino e questo è molto comodo perché io l'ho dovuta travasare in un contenitore con lo spruzzino per poterla spruzzare perché non volevo metterla su singole ciocche ma volevo proprio che mi schiarisse tutti i capelli e quindi l'ho semplicemente messa sullo spruzzino, ho capelli bagnati subito dopo lo shampoo sono andata a spruzzare. L'ho usata un paio di volte anche al mare e subito dopo uscita dall'acqua e devo dire che funziona meglio al mare perché ovviamente essendoci raggi del sole che vanno a riscaldare l'effetto è ancora maggiore, però mi raccomando, quando tornate da mare, meglio fare un impacco, perché in quel caso l'effetto appunto dell'acqua ossigenata è maggiore, quindi potreste notare un po' di secchezza, soprattutto se avete i capelli molto molto fini. In quel caso non vi assicuro neanche che non vi vengano le doppie punte, perché un po' sicuramente le avrete, però meglio una soluzione Schultz che farsi una decolorazione, questo senz'altro. E quindi appunto l'ho utilizzato con lo spruzzino su tutti i capelli, soltanto che il colore è virato leggermente sull'arancione, cosa che io già sapevo perché mi è capitato che alcuni miei amici, anziché andare dal parrucchiere a farsi fare il colore, amici maschi tra virgolette, quindi rendiamoci conto, usassero praticamente la soluzione Schultz per schiarire i capelli e poi mi sono spuntati al mare che anziché avere i capelli che sono chiaro ce li avevano arancioni, proprio arancione carota, quindi già sapevo che il colore di questo prodotto tende ad andare sull'arancione. Comunque ho usato tutta la confezione, l'avrei voluta ricomprare ma poi da acqua e sapone non l'ho più trovata, quindi sono rimasta circa 2 settimane senza usarla più e i capelli sono ritornati quasi del loro colore. Però comunque si notava che fossero un po' più chiari. In ogni caso, comunque l'effetto arancione se n'è andato. E non sono riuscita totalmente a schiarire neanche di un minimo tono le punte, perché comunque sulle punte avevo ancora l'ennè di diversi mesi prima, che non facevo da circa febbraio, e poi la soluzione l'ho comprata a giugno. Nonostante questo, comunque l'ennè mettendosi appunto sul capello impedisce che la soluzione schiarisca. Io credo, perché comunque su di me le punte non le ha schiarite, nonostante ci sono state delle applicazioni che ho fatto solo sulle punte.
E comunque, dopo che non ho più trovato la soluzione Schultz, cercavo un'alternativa. E una mia amica mi ha detto: mi sono comprata il nuovo prodotto della L'Oreal, il Sunkiss, che serve appunto per schiarire i capelli. È sotto forma di gel questo prodotto. E la soluzione Schultz costa circa 4 euro. Quello della L'Oreal invece io l'ho pagato sui 7 euro, ma so che in alcuni posti lo vendono anche a 10. E quindi è una soluzione in gel, è anche questa naturale e dovrebbe aiutare a schiarire i capelli. Ora, io prima di parlarvi di questo prodotto, vi faccio vedere l'INCI che ce l'ho analizzato. Allora, questo è l'INCI, e come vedete anche qua abbiamo acqua, alcol e hydrogen peroxide. E in questo caso, in più rispetto alla soluzione Schultz, abbiamo l'alcol, quindi questo prodotto tende un po' più a seccare. Ma vi ripeto, io non ho avuto grosse difficoltà perché facendo comunque un impacco una o due volte alla settimana lo noto poco. Poi i miei capelli si riprendono in fretta, quindi sarà anche una questione del tutto personale. Ovviamente, se voi ritenete che avete già i capelli rovinati, magari evitate. E poi abbiamo quest'altro ingrediente che aspettate. Quest'altro ingrediente che non l'ho trovato sul bio dizionario, ma in giro ho trovato che si tratta in realtà di un emulsionante. Comunque non è in nessuna appunto delle liste di questo Good Quid, che sono delle liste in inglesi o americane se non mi sbaglio, che elencano le varie sostanze tossiche. In questo caso questa sostanza appunto non è stata valutata come tossica. E poi abbiamo tutta questa sfilza di estratti, no, che sto dicendo, l'estratto c'è solo quello di camelia, che è contenuto anche sulla confezione, quindi c'è scritto proprio che contiene questo estratto di camelia, che in realtà è un olio. E poi abbiamo tutta questa sfilza di prodotti gialli, che sono tutti allergizzanti. Difatti, appunto, se avete la pelle molto delicata, evitate di farlo entrare a contatto magari con la cute, perché potrebbe appunto portare problemi di allergia. Ma cose molto lievi, se non siete comunque portate già per un'allergia appunto vostra, non dovreste avere nessun problema. E poi abbiamo quest'altro ingrediente che non mi ho trovato neanche sul biodizionario, ma ho trovato che si tratta di un prodotto che si utilizza soprattutto appunto nei prodotti per capelli, e anche questo non era in nessuna delle liste di questa Good Quid come sostanza tossica. E poi in ultimo abbiamo il profumo, niente di che, insomma, anche questo è un prodotto che io non considererei ovviamente naturale, ma comunque che non contiene siliconi, parabeni o qualcosa che può andare a danneggiare i capelli più di tanto, a parte l'ossigeno, l'acqua ossigenata che si dice appunto rovini i capelli, ma siccome è contenuta in una percentuale molto bassa, non è la stessa cosa se vi andate a fare una schiaritura dal parrucchiere. Quindi mi sono comprata questo Sunkiss. Tra parentesi, ho anche visto numerose recensioni di ragazze su internet a cui era stato mandato questo Sunkiss dalla L'Oreal. E devo dire che, come sempre, mi sembra, cioè, non do più credibilità a quello che leggo perché. Una ragazza addirittura diceva che funzionava tantissimo, che li aveva schiariti in una maniera assurda, senza danneggiarli e tutto, e un'altra addirittura aveva detto che faceva un profumo buonissimo, che ve lo giuro che io ad odorarlo veramente sa proprio di chimico, cioè non so cosa si ci possa trovare di profumo buonissimo in questo prodotto, cioè io vi invito veramente ad odorarlo perché non ha per niente un buon odore. Comunque, a parte questo piccolo particolare, non ho più il prodotto da farvi vedere perché l'ho finito totalmente, ma comunque era in gel, assomiglia molto a un gel d'aloe come stesura. Un'altra ragazza appunto diceva che non lascia assolutamente residui sui capelli, lo dice anche la confezione tra l'altro, ma io vi posso garantire che se vi mettete questo sui capelli, i capelli ce li avete automaticamente sporchi. Perché proprio io me lo metto quando li ho appena lavati e mi trovo i capelli tutti oleosi. E d'altronde, comunque, essendo in gel, resta molto più sui capelli rispetto comunque a una soluzione Schultz. Voi magari mettetelo il giorno che dovete fare appunto lo shampoo, magari la sera, lo mettete la mattina e poi lo lavate la sera. Comunque l'effetto lo fa lo stesso. E quindi è in gel, questo gel è schiarente che puzza, secondo me, puzza tantissimo e si applica appunto su tutti i capelli o sulla parte interessata, magari se vi volete fare solo tipo effetto chatouche e schiarisce i capelli. E
Io l'ho usato su tutti i capelli e non ne ho usata la quantità che loro consigliano di usare, perché loro consigliano di ricoprire proprio tutti i capelli. Significa che il tubetto ve lo fate fuori tipo in tempo un giorno, un'applicazione. Soprattutto perché io ho i capelli che mi prendono tutta la schiena, quindi ciao, ne avrei dovuti comprare almeno 4-5 pacchi. Io ne ho usato molto di meno, l'ho sparso bene su tutti i capelli bagnati e poi li ho pettinati di modo da distribuire bene il prodotto. E devo dire che non ho avuto ovviamente una copertura su tutti i capelli, ma mi ha dato un bell'effetto di schiaritura appunto graduale. Anche questo sulle punte dei capelli non mi ha schiarito, forse un pochettino, poco di più rispetto alla soluzione Schultz, che non aveva preso per niente. Ma non, perché appunto sui capelli io credo che sulle lunghezze ci sia ancora tanto henné, quindi non riesce magari a penetrare all'interno del capello, perché per quanto riguarda il ciuffo e la radice si nota appunto una differenza assurda. Difatti me l'hanno detto tutti i miei amici che sostenevano appunto che mi fossi fatta la tintura, ma in realtà appunto non l'avevo fatta. Io non so se di questo prodotto ne esistono anche altri numeri, perché qua c'è uno 01, ma al negozio dove sono andata io c'era solo lo 01. E la mia amica che è andata a comprarlo pure in un altro negozio ha detto che ha trovato solo lo 01. Comunque l'effetto di schiaritura dovrebbe essere questo, ma non è questo. Perché nonostante questo prodotto rispetto alla soluzione Schultz viri più sul biondo come schiaritura, in ogni caso un pochettino di arancione resta sempre. E credo che sia comunque un effetto naturale o dei miei capelli che hanno già naturalmente qualche piccolo riflesso rosso e quindi a schiarire diventa arancione, o comunque un effetto proprio dell'acqua ossigenata che dà questo effetto appunto di schiaritura che tende all'arancione. Però questo molto di meno rispetto alla soluzione Schultz, con questo proprio tende al biondo con qualche riflesso arancione, ecco. E mi sono trovata meglio con questo Sunkiss, sia perché secondo me funziona molto di più, basta meno prodotto rispetto alla soluzione Schultz, è molto più comodo. E secondo il mio parere, perché poi magari per voi può essere più comodo spruzzarvelo anziché metterlo sui capelli, però io l'ho trovato più comodo ad usarlo in gel. E sulla confezione dicono appunto di usare i guanti per l'applicazione, ma vi assicuro che anche se non li usate, io non li ho messi, poi ho lavato subito le mani e niente di che, perché comunque cioè non è che è un prodotto chissà quanto che contiene chissà quanto ossigeno, secca un po' perché comunque tra l'ossigeno e tra l'alcol e ovviamente i capelli sono un po' più secchi, ma vi ripeto, se vi fate qualche impacco durante la settimana non ve ne accorgete. Quindi io come modalità di schiaritura dei capelli mi sono trovata bene soltanto con la Schultz e con il Sunkiss. Tutti gli altri metodi naturali su di me non hanno funzionato. Io comunque vi invito a scrivermi magari nei commenti se avete provato qualche metodo, siete castane scure, avete provato qualche metodo che vi ha dato soddisfazione, che non sia ovviamente la tintura dal parrucchiere, e fatemelo sapere. Fatemi sapere anche se vi siete trovate bene o male con questi prodotti, o se volete magari qualche consiglio più nel dettaglio, ma penso comunque di avervi detto tutto appunto all'interno di questo video. Come sempre vi lascio anche i miei contatti Facebook e Instagram, e se volete iscrivervi al mio canale basta cliccare su questo riquadro qui sopra. Ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti!